Ciao, io sono Cinzia, ho iniziato questa professione 13 anni fa. Ho potuto frequentare un corso organizzato dalla Regione Valle d'Aosta, un corso a cui si accedeva tramite una selezione psicoattitudinale e dopo un corso di 400 ore, teorico e pratico, ho potuto iniziare la mia attività. Io lavoro a Saint-Marcel. Ho iniziato a casa mia per 2 anni, poi dopo aver parlato con il sindaco del mio paese ho potuto avere in affitto una casa in un centro socioculturale qui a Saint-Marcel, dove ho potuto creare l'ambiente per i miei bambini. Il nostro lavoro consiste nell'assistere ma educare i piccoli. Abbiamo quindi una serie di routine che vanno dal mattino presto fino alla sera, per chi lavora tutto il giorno, dove i piccoli ospiti possono trovare le loro abitudini casalinghe. Quindi c'è sì l'accoglimento, poi c'è lo spuntino di metà mattina, c'è un pranzo, la nanna, la cura dell'igiene personale e il ricongiungimento con la famiglia. Tra una routine e l'altra, noi tate possiamo dare sfogo alla nostra fantasia. Prima sul territorio della Valle d'Aosta eravamo 37 tate, ora siamo 16 tate libere professioniste e 6 tate che lavorano sempre in una struttura come tate ma sotto cooperativa. E da qui si registra una grande decrescita dal punto di vista delle tate libere professioniste. E questa decrescita è motivata dal fatto che, essendo delle libere professioniste, pur essendoci una grande passione nel svolgere il nostro lavoro, il guadagno non è mai lo stesso ogni anno. E il rapporto numerico di una tata è 1-4, mentre quello dei nidi è 1-8. Quindi, quando c'è stato l'innalzamento del loro rapporto numerico, abbiamo avuto noi un abbassamento di richieste. E poi sicuramente è anche da valutare l'abbassamento delle nascite, che negli anni precedenti ha influito tantissimo. Dopo la pandemia, invece, c'è stato un innalzamento delle iscrizioni, tantissime richieste. Perché sicuramente il nido, avendo dovuto abbassare il suo rapporto numerico come era qualche anno fa, ha potuto accogliere meno bambini, quindi tante famiglie si sono riversate sul nostro servizio e c'è anche da dire che una quantità di famiglie inizia ad apprezzare il valore della socializzazione nei contesti familiari e la valenza educativa di un piccolo contesto come quello della tata.